La pandemia ci ha costretto a rinviare le celebrazioni per il quarto centenario della morte del venerabile Francesco Gonzaga, che è il personaggio così importante della dinastia al quale il museo è intitolato. Dovevamo fare iniziative insieme con l'Accademia Virgiliana. E però ecco, queste iniziative, adesso che si è potuto riaprire il museo, cerchiamo di mantenerle per quanto possibile e si sostanzieranno in una esibizione guidata, una mostra accompagnata di opere che in parte sono sempre al museo e abbiamo lasciato nella loro collocazione naturale e in parte sono cose mai viste che lo riguardano e che abbiamo avuto da collocazioni diverse, uno dal seminario, uno dalla curia, qualcosa da privati, dal Duomo e così via. Questa sera, la prima volta, ci sarà una visita guidata come dire, con lentezza, ecco, con tutta l'attenzione possibile, a queste opere che sono, dicevo, parte nella sala in cui ci troviamo e parte distribuite lungo il percorso di visita del museo. E poi nei prossimi giovedì ci sarà sempre la visita, magari non così accurata, e preceduta dai personaggi storici che avrebbero dovuto parlare nel convegno all'Accademia Virgiliana e che uno alla volta, uno per giovedì, accettano di parlare del venerabile Francesco qui in questa sede.